Gestire le relazioni tossiche può essere un processo difficile e complesso, ma è fondamentale per il nostro benessere emotivo e mentale. Spesso non riusciamo a farlo per paura di restare soli, o magari per paura di ferire l'altra persona, nonostante sia essa stessa a farci male. Ora, se per te è la prima volta che guardi un video di questo canale, devi sapere che le nostre guide pratiche garbano molto e soprattutto sono utili a coloro che lo studiano. Ed effettivamente sono utili anche a noi. Oggi affronteremo questo argomento, seppur molto delicato. Ti guiderò in 8 step per uscire da questa situazione. Iniziamo. 1. Riconosci i segni di una relazione tossica. È fondamentale essere consapevoli dei segni che indicano una relazione tossica. Questi segnali possono includere manipolazione emotiva, abuso verbale o fisico, mancanza di rispetto, mancanza di fiducia e costante criticità. Prestare attenzione a questi segni ti permetterà di capire se la tua relazione è dannosa per il tuo benessere emotivo e mentale. E questo puoi capirlo soltanto tu. Non è il caso, in questa prima fase, che tu chieda pareri o consigli, perché potrebbe influenzarti anche negativamente. Essere consapevoli di tali segnali ti aiuterà a prendere decisioni più informate riguardo alla gestione della relazione. 2. Imposta confini sani. Stabilire confini sani è essenziale per proteggerti da relazioni tossiche. Ciò significa essere consapevoli dei tuoi bisogni, desideri e limiti personali e comunicarli in modo assertivo alla persona coinvolta. Comunica con chiarezza ed in maniera specifica riguardo ai tuoi confini, sottolineando quali comportamenti o situazioni non sono accettabili per te. Impostare confini sani ti permette di difendere il tuo benessere emotivo e mentale e di stabilire relazioni basate sul rispetto reciproco. 3. Prenditi cura di te. Concentrati sul tuo benessere emotivo e mentale. Dedica del tempo per praticare l'autocura e per sostenere il tuo equilibrio interiore. Ciò può includere l'adozione di abitudini salutari, come l'esercizio fisico regolare, il riposo adeguato, l'alimentazione sana e la pratica di attività che ti rilassano e ti portano gioia, come la meditazione o l'hobby che ti piace. L'autocura ti aiuta a rafforzare la tua resilienza e a mantenere una prospettiva positiva durante la gestione di una relazione tossica, permettendoti di affrontarla a testa alta ed in maniera più sicura. 4. Cerca supporto. Non affrontare da solo una relazione tossica. Cerca il sostegno di amici fidati, familiari o professionisti qualificati, come psicoterapeuti o consulenti. Condividere le tue esperienze e le tue emozioni con persone di fiducia può offrirti una prospettiva esterna, un supporto emotivo e consigli preziosi. Questo può darti la forza e il coraggio di affrontare la situazione in modo più efficace e guidato. 5. Pratica la comunicazione assertiva. La comunicazione è fondamentale nella gestione delle relazioni tossiche. Impara ad esprimere i tuoi sentimenti, bisogni ed opinioni in modo chiaro e assertivo. Evita atteggiamenti aggressivi o passivi e cerca di mantenere un tono calmo e rispettoso. La comunicazione assertiva ti aiuterà a far valere le tue esigenze e a creare spazi di dialogo più sani, dove entrambe le parti possono esprimere i propri punti di vista in modo costruttivo. 6. Valuta la possibilità di consulenza o terapia. Se la relazione tossica sta avendo un impatto significativo sulla tua salute mentale e sul tuo benessere complessivo, potresti voler considerare l'opzione di cercare un supporto professionale,
attraverso la consulenza o la terapia. Un professionista qualificato può fornirti un ambiente sicuro per esplorare i tuoi sentimenti, elaborare le dinamiche della relazione e fornirti strumenti pratici per affrontare la situazione. La terapia può essere un prezioso supporto nel processo di guarigione e nel costruire relazioni più sane in futuro. 7. Considera la distanza o la fine della relazione. In alcuni casi, la distanza o la fine della relazione tossica potrebbero essere l'opzione migliore per il tuo benessere. Questo può essere una decisione difficile e dolorosa, ma è importante mantenere la tua salute e il tuo benessere al primo posto. Valuta attentamente la situazione e rifletti su quanto la relazione stia influenzando negativamente la tua vita. Se gli sforzi per modificare la dinamica non portano a miglioramenti significativi e continuativi e portano a sperimentare danni emotivi e fisici, potrebbe essere necessario allontanarsi per proteggersi. 8. Investi sulla tua persona. Dopo aver affrontato una relazione tossica, prenditi il tempo per curarti e investire in te stesso. Concentrati sulle tue passioni, interessi e obiettivi personali. Lavora sulla tua crescita personale e cerca di imparare dagli errori del passato. Sfrutta questa esperienza come opportunità di apprendimento e di crescita. E sii gentile con te stesso durante il processo. Ricorda che meriti relazioni sane e positive e che hai il potere di creare una vita felice e appagante. Affrontare una relazione tossica richiede coraggio e forza interiore, ma ricordati chi sei e che ti meriti amore e rispetto. Sii gentile con te e con le persone che provano ad aiutarti, ma ricorda che è una cosa che devi cercare di analizzare e risolvere in solitudine. Naturalmente, se è possibile, se ritieni che sia meglio per te, affidati a qualcuno nel processo di guarigione. Allora cerca il supporto necessario per costruire mattone dopo mattone una vita piena di relazioni sane e soddisfacenti. Spero che questo video ti sia stato utile. Se così fosse, ti chiedo di lasciare un parere nei commenti. Magari potresti indicare alcuni aspetti mancanti e che per te sono importanti in queste situazioni. Potresti condividerlo a qualcuno che conosci e che si trova ad affrontare ciò. Detto questo, ti consiglio di guardare le altre nostre guide presenti sul canale. Sono sicuro che troverai quella giusta, a seconda del tuo percorso. Ma ricordati di iscriverti al canale, perché presto ne arriveranno altre. A presto!